occasione importante questo Consiglio generale con all'ordine del giorno il tema dell'Europa. Importante a livello generale per le strategie dell'organizzazione, ma anche per un territorio, in quanto le politiche di sviluppo e di welfare del territorio oramai vanno costruite nel contenitore europeo. In particolar modo importante per la zona del Verbano Cusio-Ossola, che è una zona che ha confine con la Svizzera, e a livello europeo vanno costruite anche le politiche di welfare, di sostegno a quelli che sono i lavoratori transfrontalieri che tutta la mattina vanno a lavorare al di là del confine italiano. La CISL, all'interno anche della CES, è impegnata e fortemente impegnata da un lato all'applicazione del pilastro dei diritti sociali e soprattutto alla loro declinazione nel sistema di governance europea, quindi attraverso degli indicatori e dei parametri che poi diano vita a questi pilastri e questi principi del pilastro sociale, e dall'altro alla questione istituzionale e quindi a creare un assetto istituzionale che sia realmente capace di affrontare le sfide e che per la CISL non può che essere di carattere federale. Noi abbiamo un impegno costante e continuo all'interno dei sindacati europei per riuscire a fare in modo che veramente questa Europa diventi un'Europa più inclusiva, un'Europa in cui anche le misure fiscali siano più omogenee, un'Europa in cui la mobilità, come nel caso qui del Piemonte orientale, tra uno Stato e l'altro non diventi una penalizzazione per i lavoratori o per le loro famiglie. In particolare la questione del dumping, subito dai lavoratori di alcuni paesi per certi versi, subito dai lavoratori italiani per altri. Il tema più in generale delle tutele, per alcuni come noi per via contrattuale, per altri per via di legge o di Stato. E poi c'è il tema dei temi, che è quello fiscale, che noi stiamo cercando di affrontare nel nostro paese, ma che chiaramente affrontata ad un livello europeo avrebbe un significato del tutto diverso e molto più importante per la crescita dell'Europa e del nostro paese.